Oh! salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video allora oggi oggi parliamo di malattie mentali e parliamo di disturbi della personalità allora purtroppo eh, io voglio fare un video un po' più informativo io non sono un medico però comunque credo di avere cognizioni di causa nel parlare di quest'uomo che ormai da anni continua a delirare Va bene, io devo assolutamente parlare di quest'uomo, ha detto una cosa veramente fuori dal normale, sono arrivato al punto che o arrestate lui o mi arrestate a me, probabilmente per quello che dirò. Quindi decidete voi chi volete in gattabuia, se quest'uomo o me. Fra pochi secondi io vi parlo, perché a me dopo di oggi mi arrestano, arrivano i carabinieri, è sicuro che mi arrestano, perché mi faccio arrestare oggi per tutto quello che dico su suo soggetto. Comunque, a prescindere scherzi a parte cose varie, voglio tornare a parlare della situazione... Molto molto particolare, fra pochi secondi si parla di Inter, quindi fra poco si parla eh, di Moratte, tornato il Morattone. Prima di iniziare tre cose molto semplici, iscrizione, solito like, solita campanellina, ovviamente sempre delle notifiche, prima di essere sempre aggiornati. Mi raccomando ragazzi, è veramente molto importante, vi ricordo che questa è una cosa fondamentale, perché se voi ovviamente non attivate la solita campanellina delle notifiche praticamente non vi arriva mai niente. E se vi va, tra l'altro escono contenuti nuovi tutti i giorni, E se vi va... Eh, ovviamente fate una cosa, cioè seguitemi, seguiva anche sui social. Allora, Moratti è come un topolino, capito? I topolini di campagna. L'ho già detto l'altra volta. Questa cosa qua, non so se vi ricordate, io non sono mai stato, non ho mai avuto, eh, non, non, non ho mai abitato in campagna. Non ho mai avuto la fortuna di, di avere. Qualcosa in campagna, quindi non frequento molto la campagna, ma la apprezzo, apprezzo la natura. E so che in natura, specialmente in campagna, ci trovi i topolini, no? I, i, so, I sorcetti si chiamano da parte, da, dalle parti di Roma. E il sorcio, i sorcetti. Bene Moratti è un sorcetto. È un sorcetto che esce fuori ogni tanto, te dice, te, te rosicchia la, 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 la cosa nella dispensa, e tu devi chiamare il disinfestatore per cercare un attimino di capire. Quello che sta a succedere... Succede. E lui ha fatto un'intervista in settimana... Perché lui deve sapere che mo è pensionato... Se mangia il brodino alle 4 del pomeriggio... E poi giustamente si mette a parlare male de, 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 degli altri... Ha fatto l'ennesima intervista contro la Juve... Quindi ho detto... Ma perché io mi devo stare zitto? Cioè a me che mi viene in tasca se mi sto zitto? Niente... Quindi sfoghiamoci... Portiamo ai ragazzi un contenuto degno di questo nome... Diamo ai ragazzi delle emozioni... Andiamo a catturare il sorcetto in campagna... E cosa ha detto? Lui ha detto... Che innanzitutto l'ha presa un'altra volta con Ronaldo Giuliano. Fra poco le torniamo a parlare. Ha detto che non ci avrebbero dato manco rigore. No, col VAR. Se Ronaldo e Giuliano fosse accaduto oggi non avrebbero dato nemmeno rigore, no, no, no non ci avrebbero dato, avrebbero, avrebbero, avrebbero dato, non ci avrebbero dato manco rigore col VAR a noi, perché a noi ci vengono contro a prescindere, ha detto, neanche col VAR avrebbero dato rigore all'Inter. E all'epoca, quindi all'epoca dei fatti, gli arbitri erano schierati da una certa parte, ha detto, quindi per forza noi eravamo penalizzati, perché gli arbitri erano tutti era da parte ovviamente opposta quindi noi eravamo i soliti penalizzati bene, allora, io, tu l'hai prese le pasticche oggi? l'hai prese le pasticche? perché te te servono le pasticche? arrivata a una certa età purtroppo, a me io so contro i medicinali eh, diciamo dati agli anziani perché so contro nel senso se non sono strettamente necessari sono contro i medicinali alle gocce date agli anziani, avete visto tante cose se sentono. Cioè, sono contro i medicinali dati agli anziani perché penso che non sia necessario bombardarli con questi farmaci. Ma a Moratti ce vogliono due goccette per farlo stare un pochino calmo. Sai perché ti avrebbero dato rigore manco oggi col VAR? Eh? Perché non era rigore! Wow! Non era rigore! Oh, sono passati 25 anni, sono passati 25 anni e dopo 25 anni tu ancora non hai capito un cazzo di quello che è successo. È una cosa clamorosa. Tu non hai capito niente di quello che è successo. Cioè, Ronaldo e Giuliano, se, ne par se, se stavano di fronte all'altro, se sono scontrati frontalmente, tu mi chiedi il calcio di rigore in uno scontro di gioco. Oggi non dà nessuno quel rigore là, eh. Cioè, stanno scontri ovunque in Serie A. Hai mai visto dare un rigore del genere in Serie A, hai mai visto gente che dà rigori del genere in Serie A, Moratti? Moratti, tu non capisci niente del pallone e questo sarà capito dal momento in cui hai ereditato una società da tuo padre e non hai vinto niente fin quando gli amici tuoi ti hanno fatto vincere i scudetti. Punto. Senza Calciopoli tu te ne stavi all'ospizio da quando avevi 30 anni, non vali niente come presidente di una squadra di calcio, non sei capace di gestire una squadra di calcio e l'unico motivo per cui tu oggi sei qui e fai parte di un mio video è perché c'è un cognome importante, perché senza i soldi di tuo padre non sei nessuno. Punto. Questa è la verità delle cose Poi Questo fatto del All'epoca gli arbitri erano schierati da una certa parte ah. Quindi tu non, non prendevi schiaffi in faccia da noi tutti gli anni Perché noi giocavamo con i top player E tu giocavi con una squadretta da quarto posto Non perché noi eravamo più forti di te Infatti i nostri erano fenomeni I tuoi chi conosce? Due giocatori buoni ci avevi su undici Te permetti pure di dire che gli arbitri erano schierati dall'altra parte Ma sei normale? Cioè, sai, sai parlare in maniera onesta e decente all'interno, non lo so, di un contesto calcistico? Oppure sei capace solo di ripetere le solite fregnacce dalla mattina alla sera? So anni che ripeti le stesse cose che campi dei rendita. Ma che te sei incantato il disco? Ti sei incantato il disco? Vuoi una spinta, una pacca qui sopra per far sì che il disco ritorni a fluire normalmente? Guarda, comportamento inqualificabile, se tu fossi presidente della mia squadra mi vergognerei, ma tanto solo in Italia tu potevi fare successo. I successo, voglio dire, ti hanno fatto falso, successo, cioè hanno fatto vincere lo scudetto, perché sennò facevi pietà! Te stava andando in fallimento, stavi andà perché spendevi 200 milioni tutti gli anni, non eri capace di far niente. Ancora mi parli di pallone. Guarda, prima di parlare di pallone con noi, ti devi fare un corso accelerato. Te devi fare un corso accelerato di pallone, di calcio, di conoscenze calcistiche, perché non ci siamo proprio, sei proprio ma sotto sotto sotto, sotto proprio! Ancora parli? Hai preso schiaffi per 30 anni di presidenza? Ancora parli? Cioè, ma qua siamo arrivati al delirio. qua chi, chi non sa niente parla e chi, chi, chi sa dovrebbe, noi cioè non dovrebbe parlare. Ma io ti distruggo, te faccio a pezzi, letteralmente, ogni volta che parliamo. Ma di cosa si sta parlando? Di cosa si sta parlando? Ma chi te conosce? Ma vatta, lavare i denti, per cortesia, che se senta la fiata, fine fine è qua. È una cosa impressionante! È una cosa impressionante. Si sente la puzza d'alito fine qua! Lava di denti! Non ho manco le caramelle qui! Io non ci ho manco le caramelle! Perché ho perso il pacchetto dei sonde, davo un pacchetto di caramelle alla menta! Lava di denti! Che il giornalista e non lo so, è stato ricoverato in terapia intensiva dopo che ti ha fatto l'intervista! E a prescindere da tutto, Piantala, depiata, di sempre le stesse cose. Povera Inter, che era penalizzata, che tutti andavano contro l'Inter. L'Inter era penalizzata. L'Inter ne era penalizzata. L'Inter ha giocato anni con gente nel mezzo al campo che faceva pietà come a te perché non capivi niente e li compravi Ecco la verità qual era. E non parliamo di tutti i reati che hai commesso. Che facciamo domani? Facciamo. Per cortesia, Moratti, abbi un po' di dignità umana. Abbi un po' di dignità umana, veramente, perché tu fai pietà, a me mi fai pietà, io te faccio veramente... Io te voglio dare un bacetto, te voglio dare... mi fai pietà, veramente, fai pietà per quello che dici per come lo dici. Sei proprio l'emblè, proprio il, 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 il simbolo di quello che non va nel calcio italiano. Cioè, ma come fa uno che... ma come fa uno che è nato... Ricco e quindi privilegiato all'interno di un contesto sociale, quindi ha avuto accesso che ne so, alle scuole, ammesso che tu ci sia andato, non lo so, a scuola, quindi scuole private, sicuramente, voglio dire, e prestigiose, con insegnanti di livello. A essere così ignorante, c'è la dimostrazione che la cultura non fa l'intelligenza. C'è la dimostrazione palese che una persona apparentemente colta non è sempre una persona che sa ragionare, questa è la dimostrazione palese. Di quello che sta succedendo Sei incapace di fare un ragionamento dall'inizio alla fine Ripeti sempre le solite cose Ancora non hai capito che tu lo prendevi Sempre dentro, fino in fondo, in profondità Perché eri scarso Non perché la gente ti veniva contro Vogliamo parlare dei reati che hai fatto, che hai fatto dopo? Vogliamo parlare del fatto che c'erano intercettazioni E c'era tutto quello che ti andava contro? Di che vogliamo parlare? Scegli dell'argomento Scegli dell'argomento Io te faccio un culo così e scegli dell'argomento Vedite Ancora parli cioè, tu ancora parli. Dopo tutto quello che hai combinato, ancora parli. Ma stai a casa. Devi stare a casa tua. Che c'hai una certa età. È pure questione. De, de, un po' de, de, anche di eleganza a un certo punto. Non lo so. Prenditi in badante, Prenditi. Una donna che ne so, una bella ragazza che ti fa compagnia, assumi un, un assistente, fai qualcosa di importante, di costruttivo, ma lasciaci perda, per carità. Non ne possiamo più, sono 25 anni. Bravo, bravo Moratti, hai vinto, sì, hai vinto la metà di quello che hanno vinto gli altri. Amore, ma finiscila, dai, finiscila per cortesia. Finiscila a Natale, a Natale, sai che te regalo a Natale il set completo dello spazzolino, te Regalo lo spazzolino. Te regalo il dentifricio. Te regalo il filo interdentale il filo interdentale, se tu non lo sapessi, che sicuramente non te lo passi dal 42. Se passa fra i denti prima di de lavarti i denti, ok? I residui di cibo crollano. E poi tu te lavi i denti bene, possibilmente per almeno un quarto d'ora. E poi te lavi i denti con abbondante dentifricio e devi strofinare ogni singolo dente. Con attenzione. Fatemi sapere nei commenti che ne pensate voi! Perché. Eh, io mi so, sento male con Moratti, capito ragazzi? Fatemi sapere nei commenti che ne pensate.